Aspetta, questo non l'ho capito. Oh, oh, niente. Con le fiamme come cazzo faccio? Un attimo ragazzi, che qua devo capire come arrivare dall'altra parte. Qua io non ci arrivo manco morto. Qua arrivano le fiamme. Ciao capretto! Hai trovato una nuova reliquia, sigillo di Epicuro. Allora, io ho queste due. Empietà, richiesta per incrementa il contatore per ogni attacco andato a segno. Moneta di Pluto, aumenta il tempo disponibile per eseguire combo perché permettono a dati di ottenere punti di stile e incrementa il contatore colpi. Cioè, ne ho un casino di ste cose, raga. Oh, abbiamo trovato Tradito con un bacio. Abbiamo sbloccato il trofeo. 30 pezzi d'argento. Ok. Reliquie. Allora, mentre questo incrementa il contatore con ogni attacco. Vabbè, quasi al massimo. Vediamo cosa serve la moneta di Pluto. Aumenta le probabilità di eseguire un colpo critico per ciascun attacco. I danni aumentano del 15% e gli avversari vengono atterrati quando il colpo critico va in segno. È un sacco di livello 1, raga, questi qua, ad esempio. Cervello di Ruggeri garantisce a Dante l'abilità di schivare durante gli attacchi concentrati. Tutte le fontane si rompono immediatamente quando vengono usate, quindi non bisogna caricare col cerchio. Poi c'è Fiamma Guida, Dante è immune agli attacchi escrementizi come gli attacchi a distanza dei golosi, cioè quelli ciccioni che vomitano. Richiamo di Medusa, aumenta i danni inferti agli oggetti dagli oggetti lanciati e dall'attacco a distanza di Dante. Poi abbiamo, cioè ma ancora ragazzi, ma quante cazzo me ne manca? Poi abbiamo Lama dei Cavalcanti, trasforma l'abilità di schivare in un attacco che atterra gli avversari e infligge una modesta quantità di danni. Vabbè, cambiamoli entrambi, ragazzi, così li proviamo. Doveva salire sta torre, praticamente. Attacchi escrementizi, il traduttore deve essere stato pagato un sacco. Beh, forse il termine giù perché comunque ti caga addosso praticamente. Ti vomita più che altro. Abbiamo spento le fiamme. Però raga, aspetta. Io ho visto un ingresso nel piano di sotto. Ecco. I nostri quale fazione? Farinata degli Uberti, aristocratico comandante di militare toscano che credeva che l'anima morisse con il corpo, negando così la vita dopo la morte. Fu condannato come eretico per le sue idee. Autoassoluzione. Vi ricordo che se avete Amazon Prime fate la sub, se avete dei soldi la potete fare lo stesso con una donazione o glitter un prodotto ottenere la benedizione di Dio della cultura del Matteo. Quindi ragazzi, se volete avere la benedizione di Matteo, Dio della cultura. No! Dopo tanto fare, raga. Ma porca di quella.
Ma qua adesso non mi risulta aver sbloccato l'area. Quella del piano di sotto non ce l'ho. No, non vale adesso, non vale. Ma io provo a fare condanne invece, guarda, stavolta te condanno. 5.000 anime, aspetta raga, 5.000 anime. Vediamo se posso, distruttore d'anime. Distruggitor d'anime. L2X durante il frustator d'animer per lanciare in aria gli avversari con energia da mossa. Grazie mille, Omozigoto, benvenuto e grazie del raid. Grazie, bello. Io non so qua quale fare. Squarcio diabolico. L2 triangolo. Mentre sei in aria, devasta il suolo con attacco efferato. Schianto abominevole. Tieni premuto X triangolo mentre sei in aria per invangere dall'alto difesa dell'avversario con un attacco critico. Cella di redenzione. Redenzione. Aggiungi una cella all'indicatore redenzione di danni aumentandone la durata. Aura nera della lussuria. L'incantatore l'aura nera della lussuria ha un raggio d'azione maggiore e blocca gli attacchi a distanza. Vedo il lussurioso. Oppure qua cosa abbiamo? Vediamo. Vendetta divina. Premi cerchio, 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 cerchio per scatenare una ondata di energia divina. C'è l'onda energetica. Grazie a cieca istantaneamente degli avversari delle vicende protegge Dante per un breve lasso di tempo. Sacra giustizia. Durante l'area lancia un'aria e stordisce gli avversari. Dante subisce il 10% di danni in meno dagli avversari. L'incanto cambia. Aspetta. Questo mi piace. Ma mi costa 3.000, 5.000. Minchia, adesso ce ne vogliono, raga. A questo punto mi faccio squarcio diabolico. Gozer il distruggitore. Molto probabile, effettivamente. Ciao The Glorious, buon pomeriggio. Ok, dobbiamo salire su adesso. Lì ci sono andato, questo diciamo è il primo piano. Dove è iniziato tutto. Cosa hai portato oggi, Omozigoto? Che mi racconti? Ma vaffanculo, tu non scendate! Ah! Godzilla è magnifico, re indiscusso. Ma porca... Ma per un stronzetto di merda devo andare a fare tutto il giro del mondo ogni volta. Da qua ci posso andare così. Dillo che ho perso salute. Cosa di sì. Oddio. Squarcio diabolico, abbiamo detto, è accecamento divino. Dai. Maledetta fretta, ragazzi. Dai. Da me c'è un detto la fama che fa in fretta fai la gatta, non la fata. La gatta che fai la gattina frettolosa fai i micetti ciechi. Thank you.
La statua l'abbiamo distrutta, lì c'è il save game. Salviamo. Tombe invocate, va bene. E io presumo che qua c'è un bel boss, ragazzi. Questo era quello di prima dove non potevamo andare, che c'era il caprone, secondo me. Sì, anzi l'abbiamo trovato qui. Ciao capretto! Anello di Federico, ma dove? Quando devo allenarle ste reliquie io? Detto in siciliano rende meglio. Ed in siciliano viene uiat, la iatta aiatta frettolosa e aiatte prescia, da me viene aiatte prescia, fai iatteggi orbi. In siciliano ah ok, cadono. Oh! Cadono sulle aree quelle lì rosse. Ma vaffanculo! Da te è diverso ma simile. Vabbè, ma è normale. Non è che... Il nostro è siciliano, ma in diverse aree lo parliamo completamente diverso. Catanese, palermitano, sono completamente diversi. Descendit ad Inferos. Minchia, già vedo qualcosa di bello là sotto. Figlio, dentro questa restante grotta ci sono altri tre cerchi, uno sotto l'altro, tutti di spiriti maledetti pieni. Ah, da te si dice così, Fidek? La gatta frettolosa ha fatto i gattini nel giardino del re, tanto il re è cieco. Capito. Come e perché furono imprigionate queste anime? Il primo cerchio è di violenti pieno. E poiché violenza si forza a tre persone, in tre gironi esso è distinto. Violenza verso il prossimo, verso se stessi e verso Dio. No, è una canzone di Elio e le storie tese. Carro, una canzone fatta di proverbi storpiati. Ok, capito.